Certamente felicità, soddisfazione, ma anche insomma, già tensione professionale in qualche modo, perché ci sono tanti dossier sul tavolo che vanno affrontati in fretta. Sono diciamo, sereno per il fatto che il mio predecessore ha fatto un ottimo lavoro e quindi troverò una strada spianata da questo punto di vista. Sono soddisfatto soprattutto della base programmatica su cui nasce questo governo. Abbiamo lavorato bene in questa settimana, nonostante si pensasse che stavamo parlando di altre cose, in realtà parlavamo di temi, di cose importanti per il paese. Il suo ex alleato Salvini ha detto è irresponsabile che Di Maio lasci un ministero con 150 crisi aziendali aperte e dopo un mese si trasferisca a un altro ministero. Queste 150 crisi ora le erede, c'è Whirlpool, c'è Ilva, ce ne sono tante. Come le affronta? Beh, certamente le affronterò con lo stesso metodo con cui le affrontate il ministro Di Maio prima di me, con le parti sociali, con gli imprenditori, con i lavoratori, tenendo sempre al centro dell'azione una cosa: noi dobbiamo creare lavoro e dobbiamo dare la possibilità di chi lo sta perdendo, delle imprese che stanno chiudendo, di continuare a produrre. Io credo che su questo noi dobbiamo fare veramente un patto verde per il nostro paese. Cioè, io ritengo che l'ambiente debba uscire dalla protezione e debba diventare un motore economico del paese. Credo veramente molto nel Green New Deal di cui abbiamo parlato, è un termine inglese, io preferisco parlare semplicemente di un futuro sostenibile, non di uno sviluppo sostenibile. Io credo che dobbiamo impostare le nostre teste sul futuro sostenibile. Tutte le azioni che faremo, anche quelle legate all'imprenditoria, dovremo sempre farle tenendo bene a mente la sostenibilità ambientale, che deve diventare un valore economico importante. Per quanto riguarda invece il dossier Alitalia, come intendete di trovare un punto d'incontro anche rispetto alle posizioni del Partito Democratico? Sono state distanti rispetto alle vostre? Ma guardi, penso che per quanto possano essere distanti, l'intenzione che abbiamo è quella di creare una compagnia di bandiera che sviluppi il suo raggio e diventi una compagnia che non ha più bisogno di un intervento ogni 4-5 anni al suo interno, ma che invece faccia sviluppo. Il trasporto aereo è un settore in crescita, la nostra compagnia ha pagato a caro prezzo una gestione non sempre brillante. Io spero a questo punto di essere io l'ultimo ministro, non è riuscito a esserlo di Luigi perché il governo è stato scelleratamente mandato a casa, ma vorrei essere io l'ultimo ministro che si occupa dell'Italia. Grazie. Continuità con la gestione Di Maio, questa è la sua diciamo linea di... Certamente, perché la gestione Di Maio è stata una gestione molto positiva e quindi non vedo perché cambiare. Grazie mille, grazie. Ministro, grazie.